Buon pomeriggio a tutti, 15:51, 5 agosto, ritorniamo come ogni venerdì con il nostro appuntamento dedicato al portafoglio long e short e delle azioni italiane. E oggi, lo vediamo sullo sfondo, abbiamo il titolo Banca Popolare di Sondrio, prosegue la stagione delle trimestrali a Piazza Affari. Prima di andare a vedere nello specifico quale potrebbe essere l'operatività che ci ha portato a mettere e i motivi che ci hanno portato a mettere sotto osservazione questo titolo, ricordiamoci che questa odierna è una giornata all'interno della debolezza per quanto riguarda i listini europei, anche Piazza Affari, pesano le tensioni geopolitiche tra USA e Cina, ma anche il dato boom arrivato all'occupazione americana ampiamente sopra l'attesa degli analisti, e questo possiamo dire che apre le porte, o per meglio dire fa proseguire quella politica monetaria restrittiva in tema di tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Lo vediamo sullo sfondo, abbiamo detto Banca Popolare di Sondrio e prosegue la stagione delle trimestrali. Oggi la banca lombarda ha presentato i suoi conti per quanto riguarda i risultati al 30 di giugno, che hanno visto un utile in salita del 16%, qui 105, oltre 105 milioni, una crescita a doppia cifra anche per quanto riguarda il margine di interesse, oltre 320 milioni, che vuol dire più 21,3 rispetto ad un anno fa, e un CET1 ratio al 15,2%, con un costo del rischio di credito pari a 26 punti base. In ulteriore riduzione anche gli NPL, i crediti deteriorati netti, che scendono di oltre il 25%. E quindi questa è la risposta che sta dando il mercato sulla Banca Popolare di Sondrio, che prosegue quel recupero che si è innescato dai minimi di luglio, e quando eravamo in area 3,03-3,04, e oggi stiamo andando a confermarci sopra questa trend line ribassista che parte dalla seconda parte del mese di giugno. Quindi una conferma sopra questa trend line farebbe in modo che questo trend rialzista, questo recupero, possa proseguire in direzione poi delle altre importanti resistenze, che possiamo dire possono essere gli ex supporti del mese di maggio, che abbiamo rotto il 10 di giugno, posizionati in area 3,45-3,46. L'eventuale recupero di questi livelli andrebbe a migliorare sensibilmente il quadro grafico del titolo, e a quel punto si metterebbe nel mirino un'importante trend line, quella che parte dai top del 2022, quando i prezzi erano oltre area 4,25. Quindi sembrerebbe che sul titolo ci sia forza per poter proseguire questo recupero. L'abbiamo messa in watchlist, l'andremo tra poco poi ad analizzare con gli abbonati al portafoglio long short, insieme agli altri titoli presenti nel nostro portafoglio. E ricordo al riguardo che sul sito di investire.biz, nella sezione servizi, potete trovare appunto quello dedicato all'operatività sul trading di borsa italiana, quindi trading long short sulle azioni italiane. Basta appunto cliccare questo link, che vi porta alla pagina lancio, dove troverete scontati del 30%, e questa è una novità, per tutto il mese d'agosto i vari abbonamenti trimestrale, semestrale ed annuale. Ricordo come al solito che all'interno del link della pagina trovate anche tutte le performance da quando il servizio è nato nel 2014 ad oggi, e all'interno anche come è strutturato il servizio. Detto questo, vi aspetto quindi tra gli abbonati, che poi farete parte di un canale privato. Con questo vi ringrazio. Vi auguro buon trading e ai prossimi incontri, ancora una volta in compagnia di investire.biz.